Ragazzi, 1000 like solo per mio amico Technoid. E lì andiamo a prendere la sua tutetta blu. E la prendiamo la gialla. Come si chiama la tua? La tetta blu. E le prendiamo la tetta gialla per il mio amico Ussa. E prendiamo la rosa per la pazza, la psicopatica che c'è di là. E bello a tutti, ragazzi miei. Benvenuti in questo nuovo video. Guys, sono veramente ancora aperti. C'ho ancora il catarro. C'ho 300.000 cose che non vanno. Però oggi passiamo 24 ore con Giada. Oggi andiamo a fare tante cose, poi vi raccontiamo una volta che siamo fermi, ragazzi, da qualche parte, vi raccontiamo cosa è successo ieri e così capite un po' la situazione di oggi com'è. E poi dopodiché andiamo oggi, passiamo 24 ore con lei, vediamo un po' di fare un po' di robe, delle commissioni, facciamo shopping, prendiamo qualcosa per virus e andiamo a vedere anche casa di Giadina. Quindi ci becchiamo una volta che andiamo, ci becchiamo al Granreno direttamente. Saluta Giada, digli ciao. Di ciao. Ciao. Eccoci qua, ragazzi, siamo arrivati al Granreno. Il virus sta nervosissimo. Cosa c'ha il mio amico virus? Cosa c'ha? Ha fame, sempre fame. Vuole mangiare. Nel frattempo noi siamo arrivati qua al Granreno, che da tanto che non ci venivamo. Poi saliamo sopra e andiamo a vedere un po' in giro se riusciamo a trovare qualcosa di carino da comprare anche per noi e per virus e tutto in generale. Quindi oggi passerete con noi una giornata full 24 ore con Giada. Quindi andiamo a vedere se ci sono delle giacche, delle scarpe, delle robe fighe, delle cose tutte insieme. Se c'è qualcosa di carino, ve lo faremo vedere. Tanto c'è il virus che va in giro e fa miau. 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 Ragazzi, siamo andati dal capo di Giada e ci ha tenuto lì 4 ore e mezza per vedere il gattino. Ora andiamo a vedere se ci sono dei pigiami abbinati da prendere uguali. E sarebbe il top trovarci. Intanto virus si sta godendo tutta la giornata con noi. Dopo ne andiamo a prendere anche lui qualcosa da mangiare, così mangia. È un scemino. Devo vedere se ci sono anche qualche pigiama per il virus. Forse c'è un reparto solo gatti, solo animali. Vediamo se c'è di là. Ragazzi, adesso abbiamo preso i pigiamini con Giada. Abbiamo preso uno verde e uno marrone. Questa sera li proviamo e vediamo come ci stanno. Che belli. Bellissimi. A me piacciono tanto. Let's go. Abbiamo preso i pigiami. Scooby-Doo. Giusto. Andiamo. Andiamo. Ragazzi, abbiamo preso un sacco di roba. Non vi sto a far vedere tutto perché poi quando arriviamo a casa prendiamo tutto il resto. Tanto già tutto lei là. Prendi di calzini. Volevo vedere se c'erano di Grinch. Ma Grinch questo? Ma virus, cos'hai? Smettila. Dai, smettila di fare il pazzoio. Ragazzi, adesso abbiamo preso questa roba qua, poi a casa la portiamo tutti insieme, io e lei insieme. Adesso andiamo a vedere se ci sono delle scarpe da giri. Se ci sono delle scarpe fighe, se no non sto a prendere nemmeno delle scarpe, ragazzi. Ragazzi, niente, per adesso abbiamo preso delle felpe, delle cose, però serve delle scarpe. Sono delle scarpe e una giacca. Quello è molto importante, però la giacca che sto cercando non c'è, non riesco a trovarla perché deve essere tipo Moncler. Però la Moncler costa un po' cassa in soldi, quindi dobbiamo trovare una giacca in quel modo lì. Poi la faccio vedere in questo video. Dobbiamo trovare delle scarpe. Ce ne ho un po', però serve delle scarpe un po' invernali e che siano un po' pazze, quindi dobbiamo cercarle finché non le troviamo, non le compriamo. Nel frattempo stiamo con quelle che abbiamo, capito? Così si fa, finché non troviamo quelle giuste. Questo è il Granreno, ragazzi, che avete sempre visto nei video, però purtroppo è bello lontano un pochino da noi, quindi non riusciamo a venire sempre. Però ci manca, oggi siamo con Giadina a visitare. Abbiamo preso un bel po' di cose, però manca, come vedete, le scarpe e la giacca. Però mi sa che rimandiamo un'altra volta perché non le trovo. E anche i miei vecchi occhiali, che non trovo neanche quelli. E però adesso andiamo a mangiare, che così poi dopo andiamo a casa di Giadina. Ma la giornata è ancora più lunga, quindi state tranquilli che poi vedrete tutto nel video. Siete sereni. Giada sta affrontando virus. Virus, ragazzi, fa un po' fatica a andare. Sta esplorando il territorio. Sta esplorando pian piano, si abitua. Andiamo, virus, vieni. La situazione sta degenerando. Virus circondato dai fan. È diventato più famoso virus che io. Bah, mamma mia, questa situazione sta diventando grave. Ragazzi, adesso abbiamo mangiato. Ora direzione casa di Giada, perché dobbiamo fare vedere virus ai genitori di Giada. Siamo contentissimi. Io neanche tanto, però. Wow, virissa, vieni qua. Niente, ragazzi, agitazione modalità on. Adesso, ragazzi, andiamo e vediamo come la situa, perché dopo, ragazzi, vi porto a far vedere una roba che facciamo io e Giada, bellissima.
quindi dopo andrete che sorpresina. Ragazzi, adesso noi siamo venuti a fare questo. Questo è quello che volevo farvi vedere. Siamo venuti a fare la lampada, la fa prima lei e poi la faccio io. Voglio vedere, raga, come uscirò. Perché adesso io sono un po' pallidino. Come vedete sono un po' pallidino. Dai, sono impatto rotto. Vediamo come uscirò, se riesco più abbronzato come ero in estate sarebbe top. Ragazzi, è totalmente una figata. Guarda che bello. C'è un cubo che ci sta dentro e ci sono le lampade da sopra e pure da sotto. E questo si abbronza, ma non si vede subito, mi ha detto già che quando tu fai la doccia poi dopo non si vede. È una bomba. Una bomba, adesso lei dovrà stare dentro 12 minuti, poi io ci starò soltanto 10 minuti, perché io sono un po' pallidino, non so il perché, però poi ce lo spiegheranno come funziona sta roba realmente. Wow, top, figo, ci sta, ma la pisce, bro. Adesso ragazzi, già da finito, adesso tocca a me. Quindi adesso vedremo il risultato da prima e poi lo vedremo a casa perché ci sarà il segno dell'imputante. Adesso è il turno di Jamal, gli diamo questi imputanti, un perizomino. Faccio vedere cosa indosserà. No, no, aspetta, faccio questo, faccio così. No, no. No, tieni un attimo. Mette questo. No. Sì, le metti. Dietro sarà così, bello. Ah no, dietro questo. Questo è il raccoglitore. No, vabbè, prego. Ragazzi, adesso vado a mettere sta roba. Tieni. Allora vado fuori, dopo vediamo come sta con questo affare. Dimmi quando sei pronto, eh. Vediamo come sta con questo perizomino. Infilalo anche dentro le chiappette. No, ma dai, si può mettere sta roba. Fa 10 minuti. Entro? No. Da. Bene, grazie, ciao, a dopo. A dopo, faccio vedere come verrà, se sei pronta o no. Seduta è quasi terminata. Ecco qua il nostro cadavere. L'unico da dentro, scemo. Ok, è finita. Ragazzi, abbiamo finito adesso attualmente la nostra lampada. Adesso andiamo a vedere il risultato a casa perché faremo la doccia. Ragazzi, abbiamo finito adesso attualmente la nostra manicure, pedicure. No, abbiamo fatto solo la lampada, la prossima volta andiamo, veniamo, torniamo, facciamo i piedi, mani, tutto, ogni cosa e portiamo con noi. Nel frattempo adesso andiamo a vedere se riusciamo a trovare uno zainetto per Virus, ma non credo che lo riusciremo a trovare perché Virus nemmeno lui vuole stare dentro lo zainetto. Miau, 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 miau. Però dai, adesso andiamo a vedere. Sai dove andiamo? Oh, andiamo alla giardineria lì. Dai, andiamo là. Andiamo a zoogiardinieri, vediamo cosa c'è, se c'è qualcosa da carino da mettere in camera. Ok? Sì. Possiamo passare anche all'IKEA. Anche all'IKEA dobbiamo comprare il bidone. Dai, andiamo all'IKEA, vediamo se c'è. E vediamo se c'è un bigliettino trasparente. Bravo per lui, capito? No. Ragazzi, siamo arrivati a zoogiardineria e vediamo che cosa c'è di bello, raga. Qua c'è di tutto e di più. Si trovano. Tutto si trova qua. Ogni cosa che ci serve qua. Wow, che belli. No ragazzi, guardate che bicchieri fighi questi. Che belli. Non sono male. 37 euro. Cosa? Per sé 3. 6 pezzi 37 euro. Sì, pensavo. Uno 37 euro in passivo. Questo è il mio mondo. Andiamo. Allora, o prendiamo questa. O questa, più bellina. Okay. Mettiamo la zampina. No, la zampina è un'altra cosa, io dicevo la nostra foto, la mettiamo là. Zampina, lei pensa al gatto questa, va bene? Bella questa. Brutta, non mi piace, è troppo classica. Tu sei visto? Brutta questa. Chi? Tu? Ho detto, tu sei visto? Guarda verde. Meow. Questa è tutta roba verde, ragazzi, tutta roba verde. Fighe queste. Bello, bello, mi piace, non c'è niente lì che... C'è niente che coprerei, quello è il fatto. Qua ci sono tutte le cose di Natale. Gli alberi di Natale. Oh, che bello, questo lo potremmo prendere per l'asta di mouse. Questo sarà l'albero dell'asta di mouse, ragazzi. Guardate che bello, molto bello. Quello che voglio prendere io, l'avete visto? Costa 400 euro. 400 euro con l'albero? Sì. Va bene, ne vale la pena. Adesso ragazzi andiamo a vedere se c'è qualcosa di bello, interessante, figo. È un po' qua, che bello. Qua ci sono tutti i LED. Che belli questi. Faccio tutto il tetto, ragazzi, vi giuro che prendo tipo una striscia così e faccio tutto il contorno del nostro tetto e da fuori di notte si vedrà tutte le luci dentro la fuori dalla strima si vedranno tutte le luci fighe. È davvero una figata. Che bello sto posto.
Niente ragazzi, se trovo qualcosa. Wow, guarda qua. Questo non so come funziona. C'ha una cosa che poi vola. Che figata. Che bello che sei. Tu sei un bimbino, sei. Sei un baby. Sei un mini baby. Guarda qua. Questo è invece per il... Che figata. Wow. Cioè, è solo il tira graffi costa così. Cioè, quanto costa questa tutta intera? Figo. Ma per la testina. Ma questo tutto intero, quanto... Capisco, ragazzi. Tira graffi Army 6. Costa 89,90. Per me no. Sì. Di più? No, 89,90. Glielo prendiamo? No, intanto ci abbiamo... Lascia stare. Abbiamo giocato. Ah! Ehi! Questi costeranno di meno all'IKEA. Un euro. Tanto non ci sono. Guarda questa bella, sta. Ma perché non la prendiamo da Amazon, quell'altra aperta? Però guarda che carina. La metto qua dentro, mi dici? Proviamo. Non ci starà mai là dentro. Proviamo. Lui, dentro lì, non ci sta neanche se... Lo paghi. Vai, prova. Vediamo se riesci. Sì, dai, ci sta. Che carino. Vero? Prendi di quella allora. Mi piace anche. Vero, è carino, eh? Così va in giro. Vero, com'è la situa qua? Com'è la situa? Ci piace. Ok, gli piace, ha detto. Ha detto che gli piace. Che bello, che bravo, che è birussa. Quindi sì, questa? È birussa. Yes. Ma non è regolabile la cosa. Allora. Faccio amore. Te la fai cucire da tua nonna. Non c'è nonna. Chi hai detto che te la fa? Eh? Chi è che te la cucisce le tue cose? Dai, ci sta, no? Sì. Basta che non cade giù. Andiamo a vedere se c'è qualcosa che... Mamma mia, guarda qua. Ciao bello. Guarda di là cosa ci sono, stanno dormendo. Che bello. Appunto, ferma, guarda un fatto. Se c'è qualcuno che sta così, gli vedi il numero in mano, te la accorgi. Invece va fermata a me, con il foglio, e guarda un attimo, te le chiamo la collega. Allora. Che bello. Stanno litigando. Stanno litigando brutto, figo. Mamma mia, che bello. Qua invece, ragazzi, ci sono tutte le piante. Guardate quante piante. Ce ne sono di tutti e di più. Che belle. Prendo le piante e non muoio. Capisco. Con le piante che prendo io muore. Figo, davvero figo. Vabbè, ragazzi, abbiamo preso anche ora la cosa di... Lui se ne sta là dentro. Abbiamo preso tutto quello che serve. Mi piace, adesso bravo. Preso questa. Allora, adesso andiamo. Andiamo all'IKEA. L'IKEA, vediamo che cosa lì riusciamo a prendere. Dobbiamo prendere un cassetto, come avevo detto, trasparente, per poterci mettere tutte le sue cose e fargli il reparto suo lì, in quel punto dove lui sta sempre. Ciao ragazzi, siamo arrivati adesso a l'IKEA, entriamo dentro con virus, abbiamo preso anche lo zaino e andiamo a vedere se troviamo qualcosa di carino anche per la camera e qualcosa di carino per virus insieme. Basta che non salta giù, che cade, si fa male alle zampine. Ultimamente, ragazzi, non mi sento molto bene. Anche oggi non mi sento molto bene perché c'ho il fatto della schiena, che ieri siamo andati all'ospedale, poi ve lo raccontiamo a casa cosa è successo e perché mi è successa questa cosa, tutto San Ballone, cosa siamo andati anche a fare prima e tutto, ve lo raccontiamo. Quindi adesso non ci perdiamo in chiacchiere, entriamo dentro e vediamo se ci piace qualcosa, quindi vi faccio vedere com'è, cosa prendiamo. E poi dopo andiamo a casa e mettiamo a posto tutto. Ragazzi, abbiamo preso un sacco di cose. Abbiamo preso veramente tante cose. Oggi non sono stato lì a fermarmi a farvi tutto il video di ogni cosa che abbiamo preso. Però una volta che arriviamo a casa vi faccio vedere tutto quello che abbiamo preso, perché pian piano sta prendendo forma la camera. Pian piano stiamo capendo cosa serve per quella camera lì. E ormai è una casa, cioè non è una camera. Quella stanza lì è proprio un appartamento. Per il nostro appartamento dobbiamo vedere cosa serve ancora. Serviranno altre cose. Per pian piano riesci a capire se non puoi fare mai tutte le cose subito. Qua da Giada, da Virus è tutto. Da Moni, ci vediamo dopo. Ragazzi, è assurdo come Virus scelga Giada, che io gli ho rubato un po' la sua felpa. Cioè, ha scelto lei che io. Oh. È assurdo. Lui sta dormendo sulle sue cammine, guarda. Mentre lei sta guidando, lui sta andando lì. E non è che ha scelto me di venire qua, sta vicino a me, capito che sono il suo papi. Niente, ho scelto di dormire con lei. Sì, certo.
mettere. Va bene, va bene. 1-0, ricordati questo, 1-0 per te. Quando ti devo dare la pappa, quando non ci sarà lei, vedrai che rimane, ti giuro, per due giorni. Così impari chi è vero, chi è il tuo vero papi. Ragazzi, adesso siamo arrivati a casa, vi faccio vedere, allora ora vi faccio vedere quello che siamo andati a prendere. Quello che abbiamo preso, iniziamo dalle sedie. Iniziamo dalle sedie. Giardina, allora facciamo il test. Vediamo se tu ci riesci a starci, dai. Siediti. Ah, comodo. Vero? Sì. Top, allora direi che possiamo togliere questa. Tanto queste possiamo mettere per intanto qua. Così quando viene la gente qualcosa, almeno abbiamo anche delle sedie nostre. Qua sopra. Una per me, una per Giada. Poi abbiamo preso una pianta di ananas. Che bellissima. Che bellissima. Che, guardate che bello l'ananas. Chissà se uscirà un ananas. Vabbè, questa ragazzi rimarrà con noi. Vedremo se io e Giada riusciremo a avere un ananas da mangiare. E abbiamo preso anche questi piccoli dinosauri. Cactus. Che adesso Giadina andrà a mettere da qualche parte lei. Vai. Dai, decidi tu. Dove li vuoi mettere, li mettiamo. Questi sono pericolosi per virus, però. Però dovrà capire che quelli... Quando si avvicina capisce che non è il suo gioco. Non è il suo gioco. Uno lo mettiamo qua. Uno sul computer. Uno sopra il computer là. E uno in bagno. E uno in bagno. Andiamo Giadina. Ah, che tuo. Sistemiamo un qua. Bene. Perfetto. Allora l'ananas, poi dopo, domani... andrò a cercare giù un vaso dove metteremo l'ananas. Io direi che poi l'ananas lo prendiamo, lo mettiamo un bel vaso grande e lo metteremo in qualche angolo della stanza. Abbiamo preso anche, vabbè, questo non importa, questo è un asciugamanino piccolino, quindi lo metteremo da qualche parte. Qua dentro invece io adesso andrò a montare questa è una scarpiera, quindi la vado a montare io al volo, così la mettiamo in questo angolo qua la volevo mettere io, la metto qua. Così ragazzi, chiunque entra può mettere le scarpe, possiamo mettere le nostre scarpine, così siamo tranquilli, senza problemi. Poi tutto il resto, quello che c'è qua dentro, ve lo facciamo vedere dopo, perché dopo ci mettiamo i vestiti e vi facciamo vedere che cosa abbiamo comprato. Ci vediamo fra poco, che vado a montare la nostra scarpiera. Let's go! Jamal che non mi ascolta, gli ho detto facciamo due giri dalla macchina a portare il mobile su, capito? No, lo prendo io! Quando, l'ha fatto cadere. Quando le cose sono belle... L'ha fatto cadere... E l'ha rovinato. Ah no, dai. Adesso... È nostro, vuol dire che è macchiato nostro, capito? Bello, bello. Nel senso che anche se non è nuovo, come dovrebbe essere, perché l'ho rotto io, però rimane nostro, capito? Rimane una cosa nostra. Abbiamo noi. Bravissimo. E altri non hanno uguale a noi. Ragazzi, mobile montato. Eccolo qua, guardate. Pacchete. Pacchetto A, chiuso. E questo è il suo posticino dove l'abbiamo messo. Adesso andiamo a prendere anche le scarpette di Giada, perché le lascia sempre in giro. Le sue scarpe di m***a. Queste qua che odio, totalmente. Quello sotto è tuo, quello sopra è mio. Ma perché sono piatte e mi devo piegare. Sì, che io ho mal di schiena. Ecco qua. Le sue sono là. Pop, chiuso, capito? Per favore, manteniamo un po' di ordine. Ragazzi, quello l'ho montato, quello abbiamo fatto. Qua ci abbiamo l'ananas, come vi avevo detto. Dopo ci sono i vestiti di qua. Però io adesso mi vado a fare una doccia. Rimettiamo a posto tutto. Intanto Virus sta dormendo qua. Lo lasciamo dormire. E noi ci vediamo dopo. Guys, questo è il primo vestito che mi sono messo. Ragazzi, è davvero clean, bello. E lei mi fa, non puoi uscire così. Ma va, dai, cosa dici? Questa la metto solo in casa. Io quando esco devo sembrare un barbone. Va bene? Quando esco sono il barbone. In casa sono il più figo che ci sia. Ragazzi, la Giada mi ha regalato un costume. L'ha regalato l'altro ieri. Ed è bellissimo, ragazzi. È la cosa più bella. Oh, adesso cambio dal nero al bianco. Adesso quando entra l'inverno ci si deve vestire di bianchi. Capito? E d'estate nero. Full bianco. Black. Del contrario. No. Bianco per risaltare la blusa. No. Tu non hai idea. Capito? Così si deve stare in fresh, clean, clash. Fresh, capito? Adesso ragazzi, andiamo a provare questi qua, perché li mettiamo e andiamo giù da Technoid, vediamo la reazione di Technoid come sarà. Quindi ci becchiamo tra poco, sono felice di questa tuta. Per giusto la taglia. E ci vediamo tra poco. Ok ragazzi, ci siamo vestiti attualmente e questo è il vestitino. È un po' stranino. Guarda qui lei. Ah, che figo, inquadra me. Inquadra me.
Ragazzi, bellissimo. Adesso andiamo giù da Tecnoid e vediamo la sua reazione, come sarà. Lo proviamo a spaventare. Metti i calzetti. Let's go. Andiamo giù. Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. Hello, hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Come alla scala. Infatti dice, ma chi è? Yeah! Yo bro, come on, I'm sick. Giuro tu yeah. Sei preso il tuo, il Grinch. Sono il Grinch. Ma lui sa che è Grinch. No. Probabilmente no. Scooby-Doo. Scooby-Doo. Oggi tu sei Scooby-Doo. 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 Che mica da ora. No, che dici? Oh, ma hai preso il mio? No. Te l'ho lasciato là. Dai, ma com'è il mio? No, ci serve la misura giusta, anche questo un po' sta là, un po' sta un po' largo? Vedi da dietro oh, come fa il culo. Posso dire una cosa? Quando vedo queste robe, spegniamo i termosifoni e risparmiamo. Sì, Franco, questo dormi da Dio, eh. Sì, ma su anche. Sono caldissimi, eh. Cosa ne pensi? Così che ho spento i termosifoni. Tocca anche a roba. Caldo blu qua. Fragile, sì, qua sì. Giallo. Sì, da te perché è chiuso, da me è molto aperto. Sì, sì, sì. Figo, cosa stai giocando? Ah, stavo spaccando questo qui, però sei arrivato tu e mi ha spaccato lui perché... Con chi è? Chi è? Io da solo, online. Hai, 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 hai. Giuro, mamma. Che dure. Ma però, ma ho visto Giada con Scooby-Doo. Scooby-Doo, hai visto? Mamma mia, che pazzo è. Ho visto Giada che mi, cioè, che mi è arrivato addosso, ho detto, aspetta, ma è Money? Poi ho detto, no, è Giada, perché è troppo alta, capito? Mamma mia. Ragazzi, 1000 like solo per mio amico Tecnoid e lì andiamo a prendere la sua tutetta blu e la prendiamo la gialla. Come si chiama? La tetta blu e le prendiamo la tetta gialla per il mio amico Ussa e prendiamo la rosa per la pazza, la psicopatica che c'è di là. Oh, ok, ma dove li avete presi? Li abbiamo preso al coso, come se te dove li abbiamo visti? Ah, Primark. Sì. Ok, hai preso questo qua che è completo. Mamma. Dai, belli, sono belli. Ma sì, sì, ci belli. Facciamo così tutti i colori. Cominciamo a ballare insieme. E facciamo qui i reels. Bravo. Capito? Tu non è io ci sono. Domani tu vado li prendi. Vado a comprare io. Brava, tu domani lo prendi il blu per lui e siamo a posto. La taglia vale. Il blu, sì, la taglia, cioè il blu che cos'è? Che cosa, cioè, come è fatto? C'era azzurro e blu e c'era un altro a strisce bianche e blu, non ho capito, no, devi no. Tu che cosa vuoi, capito? Vabbè, poi io c'erano tanti verdi, ho scelto questo, capito? Domani. Ti mando tre foto, te le rimandiamo e vediamo cos'è. Va bene? Che durezza. Dai, ti vogliamo bene, noi andiamo. Dai, ciao. Buona anche a te. Grazie anche a te. Hai infilato il piede nell'acqua? Ma puoi essere così scema? Scooby-Doo! Hi! Niente ragazzi, ora ci ricambiamo che andiamo a mangiare, vi porto come il McDonald's. Let's go, andiamo, let's go, andiamo. Ragazzi, ora ci siamo preparati, andiamo a mangiare. È giusto che vi portiamo con noi tutto il giorno perché 24 ore siamo stati insieme. Andiamo a mangiare, neanche 13 ore, meno 24, sono 12, è metà del giorno. Andiamo a mangiare che abbiamo fame, che tutto il giorno ci sediamo. Sono le nostre cose, però abbiamo preso tante cose, sedie, robe, fighe, vestiti. Servirebbe un bel tappeto enorme, però la Giada non lo vuole. Andiamo in monopattino? No. Ok, andiamo. Ho capito. Ci vediamo al Mac. Ho passato il raffreddore, vuoi ammalarti di nuovo? Hai ragione. Ci tiene. Paura che muoio. Se muoio io. È un problema per la società, eh. Pensavo che c'era un cane che mi stava rincorrendo. Ma porca miseria. C'è la nebbia. I am very, 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 very nebbious. No, ho lasciato il telefono a casa. Cavoli tuoi. Andiamo a casa. Andiamo a mangiare. Ragazzi, adesso direzione McDonald's, andiamo a mangiare. Andiamo al Mac? Sì. Però? Anche se hanno mangiato tutta in un capone. Va bene lo stesso, dai, andiamo a mangiare al Mac, dai. Va bene? Vuoi andare a mangiare il kebab? No? Non vuoi. Non gli piace il McDonald's? Cioè, non gli piace il kebab? Boh, sta ragazza, non lo so. Boh. Qua ragazzi, siamo venuti a mangiare, abbiamo ordinato le nostre cose. Ora mangiamo e poi si torna a casa. Quindi a casa poi facciamo la outro. Ragazzi, siamo arrivati a casa. Ora
E per adesso direi che il video è finito. Spero che questo video vi sia piaciuto. Mettete like, iscrivetevi al canale, accendete la campanellina e ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao.